due più grandi intellettuali italiani, entrambi si rifanno al marxismo, la filosofia della praxis, come la chiama Gramsci nei Quaderni del Carcere, quel marxismo che, come dice Pasolini, è l'unica ideologia che non mi fa perdere il contatto con la realtà. Corrispondono anche a due momenti diversi del marxismo, perché Gramsci è il fondatore del Partito Comunista Italiano e gradualmente sperimenta la solitudine, di cui ci restituisce testimonianza nei quaderni e soprattutto nelle lettere. Pasolini in qualche misura si pone come erede di Gramsci non soltanto perché egli stesso testimonia la volontà di ereditarlo, si leggano le ceneri di Gramsci, ma anche perché parte dalla condizione a cui Gramsci era pervenuto, la condizione della solitudine, quello di Pasolini è un marxismo in solitudine. Egli stesso scrive che la sua indipendenza è la sua forza, che causa la sua solitudine, che è la sua debolezza, e quindi in qualche misura danno voce di una testimonianza oppositiva che non si arrende alle logiche dell'esistente e che, come dice Gramsci in una lettera, anche quando tutto sembra perduto, occorre rimettersi tranquillamente a lavorare dall'inizio. Certo, Gramsci vive gli ultimi anni della sua vita in una profonda solitudine, dà vita a quella che è stata la più grande comunità politica del Novecento, che però tuttavia lo lascia solo. E non è solo una solitudine fisica, è una solitudine soprattutto intellettuale, alla quale Gramsci risponde riagganciandosi alle proprie radici, riprendendo i testi di Machiavelli, e cerca di raccontarci quello che poi sarà il futuro attraverso un fortissimo legame col passato. Ne paga un prezzo altissimo. Io credo che il prezzo che paga Gramsci, che non è solo quello del carcere, ma il prezzo più alto lo paga dopo, lo riassume benissimo Pierpaolo Pasolini nelle Ceneri di Gramsci con il bellissimo verso lì. Parlando di un padre della patria, tu stai tra estranei morti, perché Gramsci, come sappiamo, le sue ceneri si trovano nel cimitero degli stranieri. Lui che è riuscito a raccontare non un paese, la storia di un paese e il futuro di un paese, entrambi accomunati da un desiderio profondo per la verità ed entrambi accomunati dalla loro meravigliosa, che ad un certo punto diventa sublime, solitudine che dà vita a quei testi di cui oggi tutti possiamo attingere, anzi dovremmo attingere, e ciò avviene sempre meno, perché come diceva Gramsci, appunto, la verità è sempre rivoluzionaria e le rivoluzioni vere fanno paura. Occorre ripartire da questi due grandi autori e non abbandonarsi a facili nostalgie del passato, perché del resto, come ci insegna Pasolini con i suoi magnifici versi, solo l'amare, solo il conoscere. Non l'aver amato, non l'aver conosciuto, perché il grosso vivere l'ha consumato l'amore.